una chiamata molto educata. Molto educata. Una chiamata un po' particolare. Perché particolare? Niente. Buon fazzoletto. Ti devi asciugare? Sì, veloce. Chiamiamo Violet. Sì, magari sta a lavorare. O sta a dormire. Oh, bella mia, come stai? Buonasera, tutto a posto, come stai? Io bene, ho dichiarato il mio amore per te pubblicamente. Ah, amore, grazie. Meno male, grazie. No, io... Live? Sì, sì, sì. Scusi, che perché hai foto di Violet nuda? Bella, regà. Bella. Salve, salve. Allora, ti ricordi quello che ti avevo detto quel mio amico? Ah, il grandissimo Mario? Sì, è qua. Già. Ah, ciao Mario. Buon salve, come va? Sto preparando l'insalatona. Perfetto, molto buona. Ne vuoi un po'? Ma guarda, in realtà non sono uno da insalate. Però ah, grazie. Ecco. Ah, va bene. Lui è più da pecore. Ma allora io voglio dire una cosa. Allora tesoro, senti un po' una cosa, ma può capitare che delle persone si salvano le tue foto pubblicamente? Cioè le tue foto? In che senso? Cioè può capitare comunque tu metti le foto e succede che alcuni fanno lo screen oppure se le salvano. Oppure se le salvano? Cioè, tu sei uno di quelli? Io? Sei uno di quelli? No, io le guardo su Instagram. Ah, e basta, non le salvi. No, tanto devi anche a trovare, che cazzo me frega. Beh, giustamente, dice, vabbè, mi vedi dal vivo. Infatti, frega, no? Che me frega. Però, secondo te, salva le foto, no? Che te fai dire, c'è qualcosa di male? Ma no, perché... No, penso di no. Gli squali penso lo fanno, stanno arrivando. Non c'è nulla di male, no? Ciao, Liz. Grande stesso. No, no, vabbè, perché non lo so, io da quando ho detto che Gabri se salva le tue foto, se accia tutto, se ne va, se incazza, e io ho detto guarda che sta tranquillo, cioè non è che succede chissà che. No, boh, se non si salva le foto non è un problema, io mi salvo le tue foto. Non mi esprimo, ragazzi. Non è un problema? Ah, ti salvi le foto mie? No, vabbè, perché sono fregno. Se te salvi tu va bene, se salvano gli altri no. Sì, io ho proprio la galleria dedicata solo a te. Ah, ti ringrazio. Allora, vedi, questo è proprio amore. Vedi? Meno male. Io c'ho ancora... Vabbè, tanto devo venire a Napoli che ti porto tutto un bustone. Sì, almeno che non me lo spedisce pure. Ma che ti spedisco? Dove porto io? Che ti spedisco? Casco. No, no, dove porto io. Ok. Vabbè. Vabbè Mario, quindi non c'è problema, è tutto risolto, giusto? La cosa ma, non, Mario, ma non c'era niente da risolvere. Perché? No, perché che dovevo risolvere? Si vergognava che se serve foto tua. Allora, quindi, a parte che non è vero, ma non c'è niente di male. Come le vedi? Le vedi cosa? In modo particolare? In modo particolare, cioè? Non lo so, che hai detto? Sono delle foto particolari che ti piacciono di più quando le salvi? Dici? Allora, io non ho mai salvato una foto. Mi è capitato di vederle. Ah, magari, mo okay, prima ne vedevi, mo ti è capitato a vederle. Vabbè. Ma che c'entra? No, allora, salvare e vedere è diverso. Comunque, lei è una creatrice di contenuti, è normale vederle. Sì. Anche con te, tu hai fatto molte storie, mi è capitato di vederla. Poi di pure che è buona, senza dici creatrice di contenuti. Ma se ti capisce senza ombra di dubbio, non è che devi dire chissà che. Vabbè, no, c'hai ragione, non gli devi piacere per forza. Però... vabbè, ho scientificamente provato nella NASA che Violet è buona. Cioè, lo sappiamo tutti. Vabbè, no, esteticamente sì. Ecco, poi io non la conosco, non lo so. Vabbè, come persona o meno. Tu me ne hai parlato molto bene, sicuramente è una brava persona. Grazie, Dan. Niente. Vabbè, è vero, ma perché quando abbiamo parlato poi ti ho conosciuto meglio, capito? Cioè, se prima vabbè, magari... Ma è diverso, regà. Cioè, sì, una cosa sì, normalissima, dal vivo è tutt'altra cosa, no? Riesci pure a vedere bene la persona e capirla meglio. Oh, poi se ti sta sul cazzo, ti sta sul cazzo anche dal vivo, Sì, no, quello se uno parte con pregiudizio è un'altra cosa. Esatto. Però se poi comunque conosci la persona... riesci a vedere robe che non vedevi in una live, per esempio, no? Delle foto. Vabbè, questo sorvoliamo, andiamo avanti. No, sorvoliamo, andiamo proprio avanti, scavalchiamo la situazione. E io
Scusate. Mannaggia te. A me, sei te che parli, mannaggia a me. Ma scusa, io non ho detto niente. Io amo la mia privacy. Ah. Ma io non ho detto niente. Infatti, non ho detto niente. Vabbè, me verrò a mangiare un'insalata da te un giorno. Beh. Io amo l'insalata. E te salutiamo. Mo se andiamo a mangiare un po' di carne noi. Allora, buona cena, ragazzi. Ci sentiamo, David. Allora. Ok, ciao, bella mia. Ciao. Bella, raga. Ciao. Ok, lo sai io che voglio fare? Mm-hmm. Lo sai che voglio fare, raga? Una live con delle porno attrici.